Per la prima volta, dopo circa 30 anni di crescenti flussi migratori dall'estero, la presenza complessiva di cittadini stranieri in provincia di Arezzo è in declino. Si è tornati al dato assoluto di 3 anni fa, quando il numero dei residenti stranieri era leggermente superiore a quello attuale. Corrispondentemente anche il dato di incidenza è diminuito. Oggi i cittadini stranieri sono il 10,8% della popolazione, complessivamente residente sul territorio provinciale. Il segno negativo non è tuttavia giunto inaspettato. Dall'anno in cui è deflagrata la crisi economica e sociale globale, i flussi in entrata di cittadini stranieri si sono progressivamente ridimensionati ogni anno, fino ad arrestarsi nel 2012. Una fotografia con due caratteristiche che sembrano contrapposte. Da una parte c'è un'immigrazione che si stabilizza sempre di più all'interno delle scuole, all'interno del mondo del lavoro, e quindi quelli che ci sono diciamo che iniziano ad essere anche molto integrati. D'altra parte, per la prima volta dopo 30 anni registriamo un decremento delle presenze, quindi avevamo svalicato l'anno scorso le 40.000 presenze, quest'anno siamo sulle 39.000. Quindi per la prima volta dopo 30 anni gli stranieri in provincia di Arezzo sono meno. Un elemento che ovviamente dipende dalla crisi e che marca in maniera molto forte la nostra popolazione, perché si registrano meno nascite quest'anno e soprattutto meno famiglie, quindi va via anche nuclei interi con bambini piccoli, quindi questo è il segno evidente della crisi e un piccolo elemento abbastanza preoccupante, perché anche essere molto utilitaristici, la presenza di immigrati giovani poteva essere una garanzia del futuro dello sviluppo del nostro territorio. Quest'anno invece sembra che la cosa si inverta. Quali sono le etnie più popolose ad Arezzo? Le etnie più popolose, come ormai viene da tanti anni, sono quella rumena, che conta oltre 13.000 persone, e quella albanese. Insieme queste due nazionalità storicamente presenti nel nostro territorio rappresentano oltre il 60% delle presenze. D'altra parte c'è una miriade di nazionalità, sono oltre 131 quelle rappresentate, quindi ci sono questi due grossi fenomeni, ma possono rappresentare tantissime nazionalità. La situazione si esprime in un rallentamento che però non è una diminuzione. L'immigrazione fa parte ormai della società italiana e dobbiamo essere contenti, perché quando la ripresa, questa benedetta ripresa, tornerà, noi avremo bisogno di forza lavoro supplementare per creare della ricchezza. Però bisogna stringere un po' i denti, perché le risorse sono diminuite anche per gli enti locali. Certe cose si devono fare comunque, ci vuole molta maestria per fare bastare quello che abbiamo e cercare di inserire nella maniera migliore gli immigrati, nella scuola, nel lavoro, nella cultura, che è un bene materiale, però è una grande risorsa. E dobbiamo pensare in dimensione globale, quello che spesso noi dimentichiamo, che sarebbe anche una grande virtù per l'Italia, che essendo un paese trasformatore, di trasformazione dei prodotti, per noi la dimensione globale è veramente essenziale. Sì, ad Arezzo c'è una popolazione immigrata piuttosto stabile, sono numerosi i ricongiungimenti familiari e sono numerose le cittadinanze. Per acquisire la cittadinanza sappiamo che occorre un periodo lungo di aver vissuto in Italia, e quindi ad Arezzo molti migranti si sono poi stabiliti, che fanno parte della popolazione della nostra città in maniera normale. Quello che mi viene da dire sulla scuola, la prima cosa è che moltissime scuole di Arezzo sarebbero chiuse se non ci fossero famiglie straniere che con la loro più giovane età hanno 15 anni mediamente in meno gli stranieri rispetto agli italiani, e con la loro maggiore fecondità, anche se in calo però comunque maggiore, non ci sarebbero molte scuole, molti insegnanti ad Arezzo. E occorre investire di più per l'inserimento dei neoarrivati. Qui cerchiamo come comune, come associazioni, di compensare quelle che sono le carenze attuali della scuola, che speriamo con la riforma siano poi affrontate in maniera più strutturale. Oltre a favorire l'integrazione e la conoscenza della lingua italiana, riteniamo importante, e stiamo collaborando con l'ambasciata romena per fare dei corsi di romeno nelle scuole, sia per i ragazzi romeni che italiani, perché riteniamo
utile la cultura di origine come strumento anche per allacciare relazioni culturali ed economiche dell'Italia con altri paesi, cosa che favorisce lo sviluppo.